Mani, ora vado da Odifreddi, siano d'accordo. Possiamo dire che Gesù non è nato nell'anno zero? Ma anche su questo vorrei non segnalare. È convinto, Messori? No, per carità, ma vorrei segnalare, cioè cercando così, da testimone, appunto, da cronista, cercando un po' di fotografare la situazione attuale, ebbene, oggi l'orientamento sembra ritornare, come dire, ad una certa riconferma della tradizione, a dire Dionigi il Piccolo non si è sbagliato. Qui sarebbe lungo, evidentemente. E quindi lei dice Gesù è nato nell'anno zero? No, per carità, io non dico questo, anche perché la mia fede non dipende ovviamente dai numeri. Non dipende dai numeri e dai calendari, chiaramente. Quindi, per carità, non mi scaldo per argomenti di questo genere, proprio perché sono del tutto indifferenti e sono sul piano appunto del credente, e sono abbandonati giustamente alla libera discussione degli storici. Però lei dice non è così certo che sia quindi quell'errore di datazione che potrebbe ridatarci anche Erode. Però diciamo, se noi consideriamo che Gesù è nato forse nel 7 avanti Cristo, vado dal matematico che vedevo alzare anche il dito per dire noi ci siamo un po' dibattuti o di freddi su questo 2000, c'era il 2000, era il 2001. Scopriamo che forse lo dovevamo festeggiare nel 1992-93, a differenza il passaggio di Messori, la mia fede invece dipende dai numeri, no? Volevo dire anzitutto che l'anno zero non c'era all'epoca, no? Nessun monaco poteva decidere che quello era l'anno zero, perché l'anno zero, lo zero in matematica l'hanno inventato gli indiani tra il 500 e il 700 dopo Cristo, no? Quindi questa è un'invenzione molto tarda, no? Che fecero gli indiani e i Maya, ma questo come parentesi, no? Però anche qui di nuovo, no? Abbiamo un po' giocato per esempio, no? Sul fatto che ci sono effettivamente dei riscontri storici su alcuni censimenti, ma poi lei ha citato per esempio la strage degli innocenti di cui non parla nessuno, cioè non ovviamente i Vangeli, nemmeno Giuseppe Flavio, che ogni volta che poteva dire qualche cosa contro Erode glielo diceva, no? Se avesse Giuseppe fatto Flavio, una cosa storico, del genere, ebreo, no? Poi convertito ai Romani, appunto, no? Dopo quindi la guerra anche giudaica. Quello non fa, però onestamente io sono d'accordo per una volta, no? Con Messori, queste sono pagliuzze tutto sommato, no? Ci sono le travi, no? Che perché voi siete professori, io che dovremmo mi sento vedere, un po' più, no? Persona comune, devo dirle un pochino. Però ci incuriosisce, ci interessa anche cercare la datazione. Ci sono segnali storici della strage degli innocenti, consiglio Ravasi? Non della strage degli innocenti in quanto tale, ma dell'attività stragistica di Erode. Quella è documentatissima, al punto soprattutto perché egli temeva sempre che in qualche maniera potesse sorgere una presenza ostile al suo regno. E tante volte ha operato anche su alcuni villaggi proprio degli interventi in maniera abbastanza radicale, perché sospettava che qualche discendente di Davide in qualche modo potesse quasi attaccare il suo impero. Senta, signore, noi abbiamo messo, diciamo, in discussione, anche se Messori ha un po' frenato, l'anno zero. Vorrei capire, questo 25 dicembre dobbiamo considerarlo una convenzione, diceva il nostro contributo filmato, decisione dovuta al sostizio d'inverno, non è nato il 25 dicembre. Quello almeno. Ma adesso il tentativo di poter recuperare la tradizione, io capisco che per voi giustamente dite non sono fattori fondamentali. È un tentativo ammirabile anche quello del tentare anche l'anno zero, però abbiamo sempre questo peso di Erode non facilmente riusciamo a farlo morire dopo il 4 avanti Cristo, e allora dovremmo cancellare. Quindi lei rimane l'idea che Gesù non è nato nell'anno zero, diciamo, al di là degli errori o meno di Dionigi il Piccolo. Il 25 dicembre che comincia ad apparire, ricordiamolo bene, nel IV secolo come data, riguardate la nascita di Cristo. Prima ci sono dei padri che danno tranquillamente dei mesi diversi, danno marzo, danno settembre, danno cioè dei periodi distribuiti durante l'arco dell'anno. È probabilmente frutto, e questa è anche un'antica ormai convinzione da parte degli studiosi, che questa data sia stata scelta sulla base del sostizio d'inverno, della festa del Dio Sole, e quindi il tentativo di... Fermo restando che anche su questo adesso si cerca in qualche modo di vedere se non è possibile ricostruire una possibilità anche che sia il 25 dicembre. Però mi pare di capire delle pagliuzze. Che lei non ci crede...